Ben ritrovati, buon inizio di settimana. Ripartiamo con Res Publica quest'oggi. Diamo la parola a due esponenti dell'opposizione in Consiglio Comunale ad Erice, in particolare la consigliera comunale Simona Via del Movimento per le Autonomie. Ben ritrovata Simona Mannina e il consigliere Vincenzo Buonasera. Buonasera. Mattese della lista civica. Fronte comune. Fronte Comune, scusa, ho dovuto iniziare l'apsus tanto per esordire. Beh, abbiamo avuto modo, insomma, di affrontare sia nei nostri servizi TG che anche attraverso una trasmissione alcune dinamiche che riguardano il Consiglio Comunale, in particolare questione di soldi, proprio diciamo là molto alla terra terra, diciamo così. In particolare un paio di emendamenti sulla Tari, uno della minoranza e uno dell'opposizione, e tutta una serie di polemiche che sono scaturite da questa approvazione. La TARI aumenta? No, non aumenta. Si aumenta solo per gli esercizi commerciali, si riduce un minimo per le utenze domestiche. Dopo aver avuto ospiti studio, l'assessore Pino Agliastro e la sindaca Daniela Toscano, che hanno tirato in ballo ovviamente ai componenti dell'opposizione, sembrava doveroso dare la parola anche appunto almeno a due dei consiglieri di minoranza. Consigliera Mannina, che cosa dobbiamo precisare? Esordiamo subito. Allora, cosa dobbiamo precisare in merito intanto alla Tari, da quello che capisco? Allora, praticamente la sindaca l'ultima volta, scusate se faccio riferimento a dei documenti, ma normalmente quando parlo ho sempre documenti alla mano per capire di cosa stiamo parlando, non utilizzo parola vanvera come possono fare qualcun altro che è stato presente qui in studio, che ci ha attaccato pesantemente a me, al consigliere Maltese soprattutto, ma non portando i fatti. Io vorrei ricordare alla sindaca che lei amministra dal 2017 questo territorio, è stata riconfermata nel 2022 e che comunque nella sua sindacatura ha aumentato la Tari ben due volte, nel 2018 per le utenze domestiche del 26-30% e del 16% per le utenze non domestiche. Nel 2022 ha ancora una volta aumentato la Tari del 18% per le utenze domestiche, a fronte di una riduzione del 12% delle utenze non domestiche, ma non perché hanno amministrato sicuramente bene, ma perché c'erano una serie di sovvenzioni date dalla Regione a seguito della pandemia che tutti noi conosciamo. Però gli uffici amministrativi dicono una cosa diversa, obiettivamente. 2018-2022, cosa accade nel 2023? Nel 2023 c'è una riduzione del 6-7%, se non erro, per le utenze domestiche. Loro esultano per questa riduzione del 6-7%, ma se noi guardiamo i dati precedenti, comunque c'è poco da esultare, perché ad un aumento del 2018 del 30%, ad un aumento del 2022 del 18% per le utenze domestiche, arrivare a una diminuzione nel 2023 del 7%, diciamo Solo delle utenze domestiche, peraltro. che io non esulterei al loro posto. Tra l'altro, io al posto loro mi chiederei cosa ho fatto in questi anni per evitare questi aumenti sulla Tari. Quindi quali proposte sono state portate al Consiglio Comunale? Io sono consigliera dal 2017 e posso dire che le proposte sono state ben zero, nonostante questa opposizione nella precedente consiliatura e oggi insieme al consigliere Maltese abbiamo altre idee che mi sembra giusto che sia lui poi ad esplicarle più avanti, abbiamo proposto ad esempio le isole ecologiche mobili. Che erano previste tra l'altro nel programma della sindaca Toscano e che non ha mai previsto in questi anni, perché, caro direttore, ciò che incide maggiormente sono le bonifiche, perché le bonifiche che vengono fatte, quasi settimanalmente in alcuni punti strategici del territorio, li chiamo strategici perché? Perché i cittadini sanno bene dove andare ad abbandonare i rifiuti, perché sanno che non ci sono i controlli o perché sanno che anche laddove ci fossero questi controlli, comunque la maggior parte di chi abbandona i rifiuti non paga la Tari, per cui anche le multe non le paga, per cui non si pone neanche il problema. Tant'è che appunto abbiamo proposto queste isole ecologiche mobili, ma non è mai stata accettata. Come tante altre proposte, quella dei buoni, eccetera, eccetera, che non sono state mai accettate, probabilmente perché provenienti da questa opposizione che da anni viene considerata antipatica da questa amministrazione.
Consigliere Maltese, cosa aggiungiamo o cosa C'è tanto da aggiungere. Intanto sono stato accusato di essere scorretto, di essere superficiale, mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e vicini per avere comunicato pubblicamente a mezzo comunicato stampa i dati relativi alle percentuali di aumento e di riduzione della Tari. Per la verità l'equivoco nasceva, io ho spiegato anche a mezzo successivo comunicato stampa, che ci fu un difetto abbiamo di... dato noi esatto, me ne do atto, sì, un difetto di comunicazione con la dirigente, visto che è stata tirata in ballo la dirigente Grimaudo la scorsa puntata. Personalmente, assieme anche alla consigliera Mannina e gli altri componenti della mia commissione, siamo andati a parlare con la dirigente e a mia domanda specifica, forse aveva interpretato male la mia domanda, mi confermava un aumento del 5-6% per le utenze domestiche, mentre per quelle non domestiche del 10-12%. In aula questa precisazione è stata fatta da me nuovamente alla dirigente presente e nessuno mi ha detto no, si sta sbagliando, consigliere Maltese. Per le utenze domestiche non c'è nessun aumento del 5-7%, ma c'è una lieve flessione in termini di percentuali in base a dei calcoli che fanno loro. Ecco perché mi ero premurato anche ad allegare le tabelle delle nuove tariffe, dei nuovi parametri per le tariffe domestiche e non domestiche, per dimostrare che il nostro comunicato si basava su dati comunque numerici, come sono sempre abituato a fare, quindi nessuna scorrettezza o malafede da parte mia. Così come ho capito di avere sbagliato e successivamente con il nuovo comunicato ammettevo che per le utenze domestiche ci potrebbe essere questa lieve flessione, non in termini percentuali perché la dirigente non ha parlato di alcun tipo di percentuale, ma una lieve flessione per quest'anno per le utenze domestiche. A fronte di questa, diciamo, di questo equivoco abbiamo affrontato anche la questione del regolamento, tale perché, come diceva correttamente la consigliera Mannina, la nostra guardi direttore, la prima cosa che mi fu chiesto da tutti i consiglieri comunali, compreso anche l'amministrazione, da diversi assessori, è stato quello di essere propositivo, di essere costruttivo, ed è quello che mi sto proponendo di fare durante le sedute consiliari. Abbiamo presentato durante le scorse sedute, ho presentato e poi è stato firmato anche dai colleghi del mio gruppo consiliare, una modifica al regolamento Tari che prevedeva una riduzione del 30% per coloro che, che non avessero la possibilità di stare, di dimorare per più di 6 mesi presso il luogo di residenza o per motivi di lavoro o di studio, e una riduzione del 40% per coloro che avessero un ISEE fino a 12.000 euro, quelle famiglie che avessero un ISEE fino a 12.000 euro, perché fino a 7.000 euro, fino a 6.700 euro c'è un'esenzione totale. Da 7.000 a 12.000 euro non c'era alcun tipo di agevolazione. Mi è sembrato corretto, alla stregua di come hanno fatto tantissimi altri comuni, come il comune di Alcamo, come il comune di Favignana, che hanno abbassato, hanno previsto delle riduzioni in casi particolari, per esempio per chi assume soggetti per esempio con delle disabilità, per 3 anni potranno godere delle riduzioni. Questo abbiamo cercato di farlo anche ad Erice e purtroppo non è stato possibile ottenere questo formato. C'è stata una diversa visione della questione, che poi non le spiego subito come sono andate le cose. Dicevano che non andava bene il click day, cioè partecipare attraverso. Non andava bene, no, perché comunque sia la previsione dello stanziamento dei 50.000 euro che nel mio emendamento era stato previsto, consentiva tra l'altro di garantire copertura al bilancio, al redigendo bilancio comunale, ma comunque è stato anche previsto negli altri comuni uno stanziamento di fino a 70.000 euro proprio per garantire che con la presentazione delle domande per chi ne avesse fatto richiesta potessero avere queste agevolazioni. Tant'è che loro, pur di non darmi il via libera e quindi approvare positivamente queste riduzioni, scopiazzarono, lo dico tra virgolette o entro virgolette come si suol dire, dalle nostre parti, soltanto dei punti, dei 2 punti della mia mozione. Quindi che cosa hanno fatto? Per giustificare la non approvazione del mio emendamento si sono riuniti per oltre un'ora in una stanza del comune e durante il consiglio comunale hanno chiesto una sospensione e hanno scritto su un foglio di carta il primo punto non prevedendo la previsione dello stanziamento di somme che potesse garantire comunque la copertura finanziaria per chi avesse fatto richiesta di riduzioni. Ed è soltanto, loro prevedevano soltanto la riduzione del 20% soltanto per coloro che per motivi di lavoro studio erano costretti a
stare questo fuori dal territorio. Questo vostro alla fine, all'inizio era stato firmato pure da un esponente della maggioranza. Il nostro sì, il mio sì, quattro firme, e le posso dire che c'era anche l'ok da parte di qualche altro consigliere della maggioranza. Fatto sta che poi, dopo questo rinvio, hanno serrato le fila. Nella seconda seduta consigliare, quando si attendevano i pareri, questo emendamento che uscì fuori dai consiglieri di maggioranza non ottenne la copertura, la regolarità, i pareri di conformità da parte degli uffici contabili, e ne depositarono un altro, dove questa volta, nonostante io fossi stato accusato di discriminazione per il click day, in questo emendamento hanno previsto, invece prevedevano lo stanziamento di 10.000 euro per garantire il bilancio e quindi la presentazione delle domande a coloro che ne avessero fatto richieste. Quindi, da accusato di avere fatto un emendamento discriminatorio nei confronti di chissà chi, la stessa cosa poi hanno fatto loro, ma il loro andava bene. Probabilmente solo questioni politiche, no? Assolutamente sì. Gli emendamenti passano a quelli della maggioranza, allora, i vostri magari li trasformiamo in ma non ve li approviamo. Hanno commesso, è così? Non è un'affermazione mia, è una domanda senza punto interrogativo. Hanno commesso un grande errore, me lo posso aspettare da qualche consigliere di maggioranza che ancora è neofita e quindi non conosce bene le dinamiche del comune, perché se tu prevedi un emendamento con una riduzione della Tari, come abbiamo previsto noi, ma non prevedi copertura contabile, l'emendamento è illegittimo, tanto che non hanno potuto neanche dare pareri. Per cui su una cosa che ci hanno accusato, certo mi viene strano che un'amministrazione che governa da secoli quasi, il comune di Erice, non sappia questo e accusi l'opposizione di scegliere il click day. Ora, noi avevamo proposto una copertura di 50.000 euro, ovviamente era in via sperimentale, proponiamola di 50.000 euro, vediamo quante famiglie hanno un ISEE pari a 12.000 euro che fanno richiesta quest'anno, se il prossimo anno il budget non è sufficiente di 50.000 euro ma sarà sufficiente di 70.000, 60.000, 80.000, faremo un ulteriore emendamento e prevederemo le somme in più che venivano richieste per aiutare queste famiglie. Evidentemente l'amministrazione insieme alla maggioranza hanno deciso di non andare incontro a queste famiglie, ma a me dispiace la motivazione portata avanti dalla maggioranza consiliare, che è stata quella che non ci sono i quattrini, è stato detto proprio così, per aiutare le famiglie più bisognose del comune di Erice. Ora, quello che ho detto io in consiglio comunale, perché i numeri e la matematica non è un'opinione, non dovrebbe esserlo neanche l'italiano, ma evidentemente per la sindaca lo è, i numeri ci dicono che la copertura di 50.000 euro loro l'hanno ben trovata nel bilancio quando si sono aumentati le indennità, perché io ricordo che l'amministrazione si è aumentata le indennità, ho fatto dei semplici calcoli che non sono difficili da fare e costa loro il solo aumento, quindi non l'indennità percepita, ma il solo aumento rispetto a quello precedente che percepivano, costa è un adeguamento disposto dalla regione siciliana, che loro potevano scegliere o meno di farlo. Se tu mi dici, amministrazione, che sei responsabile e onesta con i cittadini, come ribadiscono, e dubbi io li ho, ma magari qualcun altro no, e se tu mi dici che non hai soldi in bilancio per aiutare le famiglie bisognose, allo stesso tempo non dovresti averlo per scegliere di aumentarti le indennità, che costi 60.000 euro annui lordi ai cittadini. Allora, a questo punto, io da buona madre di famiglia, perché chi amministra un territorio deve amministrarlo come il buon padre di famiglia, da noi si utilizza spesso in diritto questa affermazione, per prima aiuto i cittadini più bisognosi, dopodiché se ci sono le somme me la posso anche aumentare la mia indennità, ma di sicuro nella scelta sceglierò di aiutare le famiglie che hanno bisogno. Ma c'è, mi sembrava all'inizio insomma che ci potesse essere, ma non c'era ancora Maltese in consiglio comunale, è arrivato dopo, che ci potesse essere una sorta di ammorbidimento rispetto a 5 anni fa, invece no, è ritornato tutto con la contrapposizione che già conoscevamo tra maggioranza e minoranza. Maltese, qual è l'opinione? Non so le dinamiche dello scorso anno, seguivo ovviamente le vicende su quello dai giornali, ma per quello che posso dire... Ma sono volati gli stracci più di una volta, precedenti. Ma credo che il nervosismo che dimostra la sindaca durante le sedute consigliari, sono... Che è la manina che la fa arrabbiare. È la manina che la fa arrabbiare. A questo punto posso pensare che possa avere qualcosa di personale con lei,
visto e considerato che siamo stati accusati il consigliere Spina di essere anche plagiati dalla consigliera Mannina. Ora lei spiegherà bene perché uscì dall'aula, visto che è stato anche richiamato questo episodio, durante la votazione della delibera che prevedeva l'aumento del costo del biglietto a 1,50 euro della funerice. Però mi preme soltanto far osservare alla sindaca che non è vero che non ci sono due gruppi di opposizione con i quali loro, un gruppo con il quale forse lei parla, riesce a dialogare, mentre con noi no. Noi siamo, a differenza forse degli altri, siamo quelli che durante le sedute consigliari facciamo un po' più casino, tra virgolette, facciamo interrogazioni, presentiamo mozioni, discutiamo, facciamo domande durante le delibere, durante la discussione delle delibere. E forse per questo siamo un pochino più antipatici. D'altronde abbiamo deciso di metterci assieme con il collega Spina e la collega Mannina, proprio perché io penso che riusciamo a parlare la stessa lingua. Dico, siamo tre avvocati, quantomeno abbiamo ancora la pazienza di studiarci gli atti, di prepararci delle domande da fare. Dall'altro lato il consigliere Cavarretta, sto notando che ultimamente dimostra anche unicità con la nostra visione, diciamo, di opposizione, che ripeto non è distruttiva come qualcuno vorrebbe far credere, ma è soltanto propositiva e nell'interesse ovviamente della collettività e dei cittadini, così come ho fatto quando presentai la mozione che riguarda l'appresamento idrico. Sono stato accusato la scorsa puntata dalla sindaca di averle istigato a commettere un reato, un abuso d'ufficio, non so cos'altro abbia potuto pensare. Mentre in realtà la mia mozione si basava su ordinanze sindacali già in vigore e approvate dal Comune di San Vito Lo Capo, dal Comune di Favignana e da altri comuni, che non è vero che prevedono delle autorizzazioni, questo l'ho spiegato anche... Ricordiamo qual è però la vicenda. La mozione riguardava l'adozione di provvedimenti a carattere contingibile e urgente per i nuovi allacci di fornitura idrica. La questione è semplice, manca dal 2020 il gestore idrico, perché Eleas è passato in liquidazione coatta amministrativa, per cui ci sono grandissimi disagi per quelle famiglie con bambini piccoli che devono insediarsi presso una nuova abitazione, e quindi non possono fare l'allaccio idrico perché non si possono fare misure, nuovi contratti da un punto di vista amministrativo, con tutto quello che ne consegue poi per il discorso degli interventi che l'amministrazione è costretta a fare quando ci sono delle perdite. Dico, al di là di questo, io me ne occupo della vicenda idrica dal 2015, lei lo sa bene, direttore, ogni settimana faccio udienze contro l'EAS per annullare le fatture che sono arrivate spropositate, molte prescritte, per cui la questione la conosco bene. Non sono uno sprovveduto come la sindaca ha voluto far credere nel presentare una mozione che andava a coprire un vuoto normativo. In 3 anni, non essendoci un nuovo gestore idrico, il cittadino non sa dove sbattere la testa, non sa a chi rivolgersi per ottenere l'allaccio idrico. E allora, che cosa succede? Con questa mozione, soltanto per quei casi di necessità e urgenza, quindi a carattere, è un'ordinanza a carattere contingibile, quindi soltanto in determinati casi particolari, non il tizio che si deve allacciare alla rete idrica per innaffiare il proprio orto, questo non rientra tra questi casi, ma coloro che hanno dei bambini piccoli, per ragioni di salute e di igiene personale, c'è un bene costituzionalmente garantito che è il diritto alla salute, non possono, il sindaco non può diciamo sottacere questa cosa, deve andare a sbattere i pugni sul tavolo a Palermo e chiedere quantomeno una normativa transitoria, una legge transitoria alla regione siciliana, che nelle more della riforma del sistema idrico e quindi con l'individuazione del nuovo gestore idrico andasse a coprire questo vuoto normativo. Questo si prevedeva questa mozione. Sostanzialmente chi si insedia o chi è costretto ad aprire, chi vuole aprire un'attività commerciale e ha bisogno dell'acqua per poter lavorare, altrimenti non ottiene le autorizzazioni del caso, comprese quelle dell'ASP, potrebbe fare una comunicazione, le ordinanze prevedevano questo, potrebbe fare una comunicazione, non una richiesta di autorizzazione, una comunicazione, una sorta di autodenuncia
al comune dicendo: guarda, che io sono costretto ad allacciarmi perché ho un bambino piccolo e ho bisogno dell'acqua corrente. I dati sarebbero stati i dati, quindi compreso anche il numero del contatore, della matrica, quindi tutti i dati personali, l'indirizzo dell'utilizzatore da certificare con data certa, anche a mezzo di rilevazione fotografica, sarebbero dovuti essere trasmessi dal comune al lato idrico. Questo perché? Perché nel momento in cui il lato idrico andrà ad individuare il nuovo gestore, potrebbe chiedere tutto questo, però non potrebbe fare un sottocensimento e chiedere il pagamento dei canoni fissi, quantomeno dei canoni fissi. Si tornerà sulla questione maltese sollecitando ulteriormente, o ormai lo consideriamo capito? Io ritirai allora la mozione, perché abbiamo discusso in quella seduta di due delibere importanti che riguardavano, se non ricordo male, proprio la Tari e il regolamento. Erano le 7 di sera e sinceramente mi trovai quel giorno, tutti i consiglieri si trovarono quel giorno, queste due sentenze, richiamate anche alla sindaca, non sapevo di cosa parlassero, sono andato a leggerle perché lei voleva forse giustificare il no alla mia mozione con queste due sentenze. Queste due sentenze sono due sentenze del TAR, direttore, lo dico a tutti i cittadini, serviva forse per far confondere i consiglieri. Sono due sentenze del TAR perché i comuni, quando ci fu il commissario ad acta che d'imperio consegnò le reti idriche ai comuni, i comuni fecero ricorso al TAR. Parlano di questo le sentenze, non c'entra un fico secco con la mia mozione, non c'entra assolutamente nulla, non ha attinenza, non ha rilevanza con la mia mozione. Questo è giusto che io lo dicessi perché non c'è nessuna istigazione a commettere un reato. Sono cose che la sindaca dovrebbe, secondo me, prima di parlare, confrontarsi con chi di dovere. Parliamo un po' di questo aumento dei costi del servizio di trasporto attraverso la Funieri, cioè per i non residenti in provincia di Trapani. È stato motivato con la necessità di, appunto, ampliare l'orario di lavoro fino a determinate ore serali e notturne, con il possibile, insomma, utilizzo di un bus navetta, pare che, insomma, con questi soldi si possa attivare questo servizio. Voi come la vedete? Ma aumentare gli orari serali della funivia, la sottoscritta è stata sempre d'accordo, tanto che l'ho chiesto sempre negli anni. Bisogna vedere in che modo è stato fatto o meno. Perché quando la sindaca nella scorsa trasmissione dice la Mannina ha abbandonato l'aula lasciando da soli i consiglieri Maltese e Spina, eccetera, eccetera, ovviamente la mia uscita dall'aula, tra l'altro, era stata concordata con i consiglieri Maltese e Spina, che non sono assolutamente soggiogati da me, anche perché non ho alcun potere io per soggiogare le persone. E il mio potere è semplicemente la forza delle mie idee e i cittadini, quelli che condividono il mio percorso e mi spingono a continuare a portare avanti queste idee all'interno del Consiglio Comunale. Chi magari ha il potere di far cambiare idea o di far prendere altre scelte ad altri è sicuramente il sindaco, e l'ha dimostrato con il consigliere che aveva firmato il nostro emendamento e che dopo un'ora di riunione con la sindaca, in cui le voci si sono sentite tre aule dopo, praticamente tre stanze dopo, confermo, ha cambiato idea, ha ritirato la propria firma, eccetera. Quindi evidentemente il potere che mi attribuisce è un potere personale suo, bontà sua. Per quanto riguarda l'aumento del biglietto della Funieri, cioè non è tanto l'aumento del biglietto su cui noi abbiamo disquisito in Consiglio Comunale, su cui potevamo anche essere d'accordo, anche se 1,50 € ci sembrava eccessivo, perché a fronte di un aumento della funivia del biglietto devi prevedere anche qualcosa per i turisti. Se tu non prevedi mai nulla e gli unici eventi sono sempre gli stessi, eri c'è Natale e qualche spettacolo d'élite che viene fatta ad Erice, diciamo che questo aumento non viene giustificato da alcun evento. Ma in più noi chiedevamo a questo punto che venisse allegata alla proposta di deliberazione una modifica del PEA, il quale prevede ogni anno, vengono previsti ogni anno gli orari di apertura e chiusura della funivia, non a caso è uno strumento previsto dallo stesso contratto di servizio tra il comune di Erice e la Funierice. Chiedevamo quindi una modifica del PEA. In realtà noi non abbiamo avuto allegati alla proposta di deliberazione alcuna modifica degli orari, quindi era una cosa detta in consiglio comunale dalla sindaca, quindi molto aleatoria.
così come il bus navetta, anche riguardo all'acquisto di un bus navetta non è stato specificato nulla all'interno della proposta di deliberazione, nessun atto veniva allegato, bensì era sempre una cosa detta in consiglio comunale dal sindaco. Quindi io quando ho abbandonato l'aula, perché? Perché ho proposto, se vuole lascio una copia, perché la questione deve essere posta in maniera chiara e precisa, se si vuole essere quell'onestà di cui tanto si parla con i cittadini, la bisogna metterla in pratica. Io ho proposto una questione pregiudiziale con ben 6 punti sulla illegittimità della proposta di deliberazione portata in consiglio comunale dall'amministrazione. Al di là dell'aumento della tariffa, ciò che più a me come consiglieri del mio gruppo, Progetto Perece, del nostro gruppo, ciò che più ci infastidiva era la previsione di biglietti gratuiti per la funivia, per manifestazioni patrocinate dal comune di Erice, per 25 utenti al giorno scelti da chi? Dall'amministrazione. Allora noi ci siamo chiesti se questo fosse legittimo oppure meno, perché a me sinceramente il clientelismo politico poco mi appartiene e poco mi piace, e non mi piace che a scegliere chi deve passare gratis per la funivia debba essere l'amministrazione. Beh, a meno che non siano ospiti delle manifestazioni. E il patrocinio chi lo dà del comune di Erice? L'amministrazione. E allora chiedevamo di mettere delle regole precise. Quando si può dare il patrocinio, quando non si può dare, quante le persone che possono passare non si capiva perché erano massimo 25 utenti al giorno. In più c'è una normativa di riferimento anche dell'Unione Europea che prevede che tu puoi comunque prevedere il passaggio gratuito degli utenti, ma devi prevedere tu comune, ente gestore, devi prevedere una copertura, in bilancio, perché io non vorrei che la Funierice, che ha prodotto degli utili e sono stati fatti degli accantonamenti importanti per una manutenzione straordinaria che doveva essere fatta tra 2 anni, se non erro, per una manutenzione straordinaria, magari domani ci ritroviamo per tutte queste nuove idee portate avanti dall'amministrazione senza avere la copertura finanziaria e ci troviamo in grande deficit economico. Va bene, andiamo a Maltese, abbiamo pochi minuti ormai, sapete che... Mi consenta solo questo... Te lo consente Maltese, sì. Non sì, so sì, se questo era il piano economico allegato, okay, quindi no. Quello che chiedevamo noi era pure una modifica del piano industriale che dimostrasse l'equilibrio economico finanziario con l'aumento della tariffa, e questo è quello che ci hanno allegato, cioè non c'è un'intestazione, non c'è una firma. Ma pensavo fosse una cosa scritta da lei. Sì. Questo è quello che hanno allegato, cioè io da questo dovevo capire che si garantiva l'equilibrio economico finanziario della Funierice. Pensavo infatti fossero conti fatti da voi. No. E questo è un allegato alla delibera, abbiamo solo questo dal punto di vista economico. Io sulla base di questo, per me è una proposta illegittima, io non posso mai approvare una proposta ma a parte che questa, ma a parte tutte queste motivazioni e queste giustificazioni che ritengo fondate e motivate, a cui loro non hanno saputo tra l'altro dare risposta come amministrazione, io avevo anche posto un'altra questione che andava ancora di più alla base, se ti ricordi Simona, e riguardava proprio il fatto che se noi potessimo approvare come Consiglio Comunale proprio questa delibera, perché se noi andiamo a leggere quello che diceva la delibera, nella stessa delibera c'erano scritte ciò che era di competenza della giunta comunale e ciò che era di competenza del consiglio comunale. Ebbene, tra i poteri della giunta comunale c'era la variazione, l'approvazione delle tariffe che riguardavano il trasporto pubblico. Non c'era invece tra le competenze del consiglio comunale il fatto di approvare gli aumenti o la quantificazione delle tariffe per il trasporto della funivia. Per cui ho posto la questione, mi è stato detto dopo diverse insistenze da parte del dirigente presente in aula che siccome è una prassi che va avanti da diversi anni, si fa così e si deve andare avanti così. Grazie Simona Mannina e grazie Vincenzo Maltese. Noi, direttore, secondissimi, volevamo attirare la sua attenzione anche per le prossime trasmissioni o per i prossimi, sappiamo che lei dirige un giornale molto seguito ad Erice, no? Come nel resto della provincia.
Quello che sta accadendo all'interno della Funierice, noi oggi abbiamo una proposta ulteriore in Consiglio Comunale in cui l'amministrazione, nonostante due ricorsi pendenti, uno in materia di lavoro, quindi giusto lavoristico, e uno dinanzi al GIP, praticamente in questo momento si deciderà nei prossimi giorni cosa fare, loro hanno deciso di portare in Consiglio Comunale una proposta in cui si elimina la figura del direttore generale. Quindi sì, sì. Dovremmo un po', se la stampa ci aiuta, perché io penso che la stampa ha un ruolo fondamentale in questo senso, di far conoscere i cittadini, oltre a noi consiglieri comunali che abbiamo i social, abbiamo tanto, però di far conoscere ai cittadini quello che avviene all'interno degli enti. Penso che il ruolo fondamentale è la segnalazione e la sollecitazione. Vi ringrazio. Grazie. Intanto per la partecipazione a Respubblica. Sono stati con noi consiglieri comunali del gruppo consigliare Progetto Pereritice, ma in particolare eletto in fronte comune l'avvocato Vincenzo Maltese, grazie per essere stato con noi, eletta nel Movimento Via, adesso Movimento per le Autonomie, avvocato Simona Mannina, grazie anche a lei per essere stata in studio con noi. Grazie. Noi adesso parliamo di tutt'altra faccenda, andiamo a vedere le bellezze del nostro territorio, non cambiate canale.